Comunque col Pandoso ho iniziato a dumpare i soldi a manetta in pacchi dei Pokémon. Io lo sai che ti dico? Ti dico godo. Ti dico godo. Oggi, raga, cioè, ce n'ho due. Non li apro tutti e due oggi. Non li apro tutti e due oggi. Lo apriamo uno lo apriamo un altro giorno. Deve esserci il Machamp napoletano, se no piango. No, no, giuro che non li apro tutti e due oggi. Anche perché la lineup è 1, 2 e 3. Una lineup easy. Una easy lineup. Dove puntiamo ovviamente al Machamp napoletano. Puntiamo a qualche alternative, magari dei Crepuscolo, che ne abbiamo trovate 3 su 15 display aperti, che voglio dire, presa per culo. Allora, c'ho un po' di casino, ragazzi, sì. C'è un po' di casino qua. C'ho... Vabbè, no, in realtà... Mamma mia, guarda Dragonite quanto è diventato, quanto si è sporcato Dragonite. Dragonite è sborrato, ragazzi. Dragonite è sborratissimo, brother. L'ho annichilito. In una settimana l'ho annichilito, sto poraccio. Sborro, Knight. Vabbè, ma adesso, bro, sta diventa shiny. Vedi che sta cominciando ad avere tipo delle cose grigie. Questa è la versione più bella dello shiny di Dragonite, che è verde e fa cagare. Come la vedo contro la Svizzera, ragazzi, secondo me facciamo cagare al cazzo. Ma più che altro, io ho provato a fare qualche prediction inizialmente su questo europeo, ma questo europeo mi sta insegnando che è letteralmente... Cioè, non lo puoi prevedere. Cioè, la Francia che passa per seconda, l'Austria prima e terza l'Olanda. Ma che cazzo è? Bravo, bravo. Facciamo una bet, oh. Facciamo una bet. Alternative sì o no, paradosso temporale. Andiamo, va. Let's go. Vengo da Insta. Mamma mia, che barba, bro. Male, male è. Ah, quindi tu da Instagram sei venuto per dirmi sta cosa. Speriamo che ti è partita la pubblicità prima di dirla, oh. A breve ti arrivano 4 box 151 giapponese. Anche a me. A breve pure a me mi arriva tutta roba giapponese. Tipo prossima settimana mi sa che andiamo hard col Giappone. Prossima settimana se famo solo Giappone. Tutta roba giapponese apriamo. In un video hai detto che hai sbustato l'Orcana. Piaciuto? Sì, no, no, ma l'Orcana mi è piaciuto. Molto carino l'Orcana. Sicuramente lo risbusterò. Lo farò anche in live in realtà. Se vi può piacere da vedere, secondo me è carino. C'ha delle carte super divertenti. Eroe ferreo. Dove sta Neslib? Questo è sesso perfect però. Insomma, sono arrivate le carte, sono messe benissimo. Ti ringrazio, cucciolo. Sì, beh, sono una persona che ci tiene. De sto set che mi manca? Mi manca... mi manca Garchomp. Garchomp Alternative mi manca. E mi mancano pure tipo 6-7 gallery, tipo Sigilizar. Mi manca... non mi ricordo. Me ne mancano proprio... Se le vedo me le ricordo. Devo zoomare? Vai. Cazzi di Drake, Tecnoradar, Bounsweet, Galvantula, Shenpao. Dice che dal 4 ottobre ridroppano i bundle da 6 della 151. Non so niente di sta cosa. Io so soltanto che 151, ragazzi, è scoppiato. Su Car Market l'alternative di Charizard costa 240 euro, bro. Hai tolto il VOD della stream del lunedì? Sì. Ho dovuto toglierlo. È successa una roba strana lì. È successa una roba strana. UpaiEx. Fallo togliere anche a Mattia. No, l'ha tolto. L'ha tolto. L'ha levato il colonnello. Subito, penso. Ieri ancora c'era. Ma come? Piccolo skip pack, ragazzi. Sta droppa male, eh? Vorrei acquistare un pack di Power Keepers, ma 380 euro mi si spezza il cuore. Secondo te ne vale la pena? No. Cioè, il discorso qual è? Il discorso è che se c'hai la possibilità di buttare i soldi, lo fai. Il problema è che è difficile che tu rifaccia i soldi. Cioè, devi sculare. Devi sculare davvero. È complicato. È molto complicato. Certo, se becchi la Gold Star, cioè, guadagni. Però è tutto random. Cioè, quindi se non puoi... Ci sono carte stupende. Se non puoi accollarti la spesa, io ti direi di no. Se c'hai soldi da buttare, fallo. Regà, piccola gallery. Ce l'ho già. Ce l'ho già sto Aegislash. Però mi sembra che gli serve Alfazzone, capiamo. Molto carino. Mi sa che gli serve Alfazzone. Se non lo trova, mi sa che io lo posso dare. Devo chiederglielo. Ne ho 4. A posto. E allora, ragazzi, prossimamente su Car Market farò un video
Che in realtà penso ovviamente, come sempre, di registrarlo qua in stream, perché tanto alla fine registro qui. E faccio 151 versus Zenith Regale. E mi apro 25 pacchi di uno, 25 pacchi dell'altro. Secondo me è Gasa. Gasa, eh. Ovviamente l'ho rubato dal Faina. L'ha caricato ieri il Faina, ho visto, ho detto cazzo, una manata, lo voglio fare pure io. Lo farò anch'io. Dai, paradosso, porco zio, una gallery, tre... Due ex de merda, zio porco. Dammi almeno... Dammi il Garchomp, così non lo devo comprare, far bravo. Ho visto i fit dell'album di Anna Pepe. Sì, avrei preferito vedere solo i fit. No, 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 ho visto che c'è Tony Boy, c'è Sfera. C'è Tony, Sfera, c'ha una bella lineup. Bella lineup, ma gasato. Ma poi Anna W, bro. Apukoko EX. Sto aprendo Chrono Force al momento. Le live con Amazon Music, ragazzi, vi dico, il ragazzo di Amazon Music ha cambiato, il ragazzo che mi ha buttato dentro Amazon Music a fare il format che facevamo, non lavora più in quel settore, nel settore Twitch di Amazon Music. No, non è stato licenziato per colpa mia, non è mai successo, anche perché lavora tuttora in Amazon Music, però si occupa di altro, e è cambiata gestione, quindi, hai capito? La carta più rara di sto box, penso, o il Luna Ruggente, Alternative o il Garchomp, secondo me. Mamma mia, paradosso temporale, non mi sta a droppare una ciola, oh. I tappetini sono stati spediti, quelli prima della release? No, ancora no, brother, ancora no. Penso che sia prima settimana di luglio. Comunque sono praticamente tutti prodotti, devo autografare 10 io, rimandarli e poi penso che ci siamo. Ho comprato apposta l'Uniposca d'oro per fare sta cosa. Gimmigul... Bella merda, collo ferreo. Per la firma solo i primi... No, 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 la firma è randomica. Cioè, tipo, saranno 10 ordini a caso. Ho un alternative. Ho un display di Chilling Rain da vendere. Dove dovrei venderlo? A casa mia. 4 drop per ora, che schifo. E se mi arriva autografato ma lo voglio immacolato? Questa è una cosa che ho pensato pure io. Bombardier, full art. L'allenatore dei Gengar nel pavimento ce l'hai. Sì, però quello è Crepuscolo, no? Cioè, il Crepuscolo è... Quello è... Chrono Force. Me l'ha regalato il Fazzone. Abbiamo scambiato col Fazzone. Sì, 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 ce l'ho. Fermezza di Angelo. Io ti voglio far autografare il vinile di MM volume 3. Ah, che bello. Magari, oh, caserebbe. Tocca capire. Siamo quasi a metà, regà. Non abbiamo trovato un cazzo. La seconda metà deve essere ciotta. Come uno skip qua. Che secondo me la metà di sinistra era semplicemente una merda. Fungo furioso. È che mi sa che ce l'ho io questo, non mi ricordo. Cioè è carino, perché è strano. È figo. Non lo so se ce l'ho. Il problema è due gallery sono già andate. L'alternative manco l'ombra. Capiamo. Andiamo. Cioè dai, è simpatico. Le gallery di sto set sono carine. Comunque raga, oggi mi è arrivata un'altra notizia strana. Lo sapete di che se sta a parlare? Se sta a parlare che fanno un set con le Evolution tipo evoluzioni etere. Però terra cristallizzati. Una cortellata, ragazzi. Una cortellata, oh. Cadroia. Mi sa che è pure confermato. Ma... Che vuol dire terra cristallizzati? E so... E robe che hanno fatto de Scarlatte e Violetto, i Pokémon Swarovski. Non capite come sarà, però sta Terra Crystal, cioè, non capisco perché sono fossilizzati su sta merda. Non ce va giù questa, cioè, non è come le Mega. Non sono le Gigamax, fanno schifo. Perché non prendi il box della prima edizione? Ma prima edizione di cosa? No, frate, i box prima edizioni, a prescindere, costano tipo, boh, 20.000 euro più o meno. 20.000 euro a salire, quasi. No, tipo, forse Team Rocket è un po' di meno. Gabite Garchomp EX. 2 anni fa li avresti presi? No, no, no. Per aprirli no. Cioè, non sono matto, ma fino a una certa. Cioè, non l'avrei mai aperto in prima edizione da solo. Cioè, me dovevo fare proprio regalo matto, capito? Capito. Corpetto sfida. Manca ancora una gallery. In teoria mancherebbe pure l'alternative. Oh, paradosso. Ti serve ancora il Litten Full Art? No, penso... No, l'ho trovato. Se solo avessimo saputo da bambini, a quest'ora altro che ricchi. E il problema è che se lo sapevamo da bambini, lo sapevano tutti. Quindi a quel punto non ci avrebbe guadagnato nessuno.
Se ovviamente adesso costano così tanto perché so tanto rari. Capito, te voglio dire. L'alternative. Palle di sabbia. Belle. Questo box per ora orrendo. Zao, bisogna sapere se nell'album 151 per essere master set devo metterci anche le comuni, quelle non holo. Yes. Comuni. Ah, una bella gold. Buono. Devi mettere comuni. Non comuni. Cioè, tutte le carte non olografiche, reverse e holo. No, oro strane, eh? Le gold è difficile trovarle. Dammi Garchomp. Mantello sfarzoso. Sono una ragazza di 2 anni più giovane attratta da me, che faccio? Dipende quanti anni c'hai. Se ce n'hai 12, te direi di no. Se ce n'hai 18, si può pure fa. Secondo te, perché le gold costano poco rispetto alle altre hit se so così rare? Boh. Ah, bella domanda. Non ne ho idea. Costano un cazzo. Dublade? Ah, davvero? Non mi stai a dare l'alternative, eh? Ha senso vendere un album solo set regular? Certo. Ah, voglia, sì, puoi vendere tutto. Cioè, comunque alla fine anche solo dare una base, vendere una base per un master set a qualcun altro è buono. Allora, macchinario, Explode, Blitzol. Madonna, dentro sto coso trovo sempre le tre gallerie in loop. Sempre ste tre, oh. Cazzo di polpette sopra la collina, oh. Un fast pack. Bro, mi sa che l'alternative art dentro sto display se la sogniamo. Sono 4 pacchi rimanenti. Male. Di solito paradosso un'alternative da tira. Una piccolina, ma ta da. E il problema mo è che lo sai che. Cioè, dopo di questa andiamo a aprire Crepuscolo mascherato, brother. Crepuscolo mascherato. Non ce la faccio più. Questi sono gli ultimi. Io ho altri. Dopo questo ho altri 3 display di Crepuscolo. Sono gli ultimi che apro, ve lo giuro. Non gliela faccio più. Quando riporti evoluzioni etere? Intanto c'è questo subgoal che sta qui da un bel po'. Se faccio più soldi, porto roba più bella, ragazzi. Però se i soldi rimangono quelli, continuo a portare quello che posso. Più guadagno, più spendo. That's life. Ombrellina. Carina. Mi serve l'alternative di ombrellina, però. Mi serve l'alternative di ombrellina. Alternative art, vieni a me. Ultimo pacco. Last pack magic. Vai. Gligar. Bleabug. Fuecoco. Oneage. Bambola di Snorlax. Tinkaton. Tatsujiri. Pruna reverse. Male. Male, ragazzi. Bruttissimo display questo di paradosso temporale, ragazzi. E adesso, per crepuscolo, voglio fare una bet. Prediction. Troviamo una gold. Sì, no. Io ne ho trovate. Mi sa che in 15 display ne ho trovate 2. Vai. Proviamo. Se non accendi la sigla, non esce l'alternative. Andiamo. Crepuscolo mascherato. Sarebbe bello trovare tipo un qualcosa che mi serve, capito? Andiamo. Flabébé. Oranzio Ambipom. Fungo Furioso. Oranzio Reverse. Lyron Reverse. Afroslash. Questo s'autografa subito, che si mette subito per i ragazzi dei Car Market. Si autografano tutti i Froslass che trovo. Oggi stavo a guardare un video, entra mio cugino di 10 anni in stanza, ti indica sullo schermo e dice: questo è quello che bestemmia sempre. Eh sì, sono io. Non ha sbagliato. Parigiraffe, Glaceon, Applin, Torkoal, Munchidori. Mi conoscono tutti, vedi, anche i bambini. Non si sbaglia, ragazzino, non sbaglia. Vi fidate di sto skip hack? Guardalo. Namo. Mi sa che c'è una EX. Speriamo che sia Dragapult. Aron. No, non è una EX. Ammazza, regà, sti box, eh. Iniziano benissimo, eh. Ho aperto un display di evoluzioni etere. Non ho trovato una serie di display di evoluzioni etere. Frate, sono uno scam completo. Darumaga. Corphish, Grookey, Cuoco, Palafin. Lo sapete che mi serve una reverse di questo set? Pineferre è buono. Mi serve una sola reverse di questo set. Dovrebbe essere quello del parco giochi. Sì, vibe Denso reverse, 100%, frate. Mi manca solo uno, è il parco giochi. Frate, 15 display non l'ho trovato.
Assurdo. Iper aroma. Buono. Meglio origine perduta o strilucente origine? Per me sempre origine. Anche perché dentro origine perduta puoi trovare lui. Una delle carte più belle dell'era spada e scudo. E secondo me di sempre, se posso. Incredibile sta carta. Piccolo flex. È assurdo, quel ghiratino è assurdo proprio. Me la vendi? Ma no, ma l'ho appena comprata. Non l'ho trovata, l'ho comprata questa. Mortacci, mi ha fatto un prezzaccio. Flauto d'accompagnamento. Okidoki, Zapdos. Sì, su Car Market sta a 6 piotte tipo. 5-600 euro. Near Mint. Infatti ragazzo, porco, due gli devo fare una statua. Poliwag. Helioptile, Corphish, dai bro, dacci almeno un'altra Eevee, ma a collo, eh. Ok, perfetto, neanche un... benissimo, dai, neanche una X, dai, buono. Quanto ho pagato? 3,50. Ho fatto un regalone, mi ha fatto. Sì, sì, ho fatto veramente un regalone. Numero uno, goduto. Oh, niente, Altra Eevee te la compro io, prenotala. Eevee non lo vendo. Se trovo Eevee non lo vendo, ce l'ho già uno. Mo sto a tenere, se sta alzando di prezzo, me lo tengo. Lo rivendo quando triplica. Sandslash, Luciano, Pinsir, Chimchar. Veramente brutta sta carta. Sprecaglia una sleeve, me fa male al cuore. Nel girone del Belgio hanno finito tutti a 4 punti. Assurdi sti cazzo di europei comunque. Sti cazzo di europei assurdi. Ogerporn. Ma quando compri non su Car Market come funziona? Mandi i soldi e preghi che tipo, il tipo sia onesto? No, no, me faccio arrivare prima le carte a casa. Me faccio prima arrivare le carte a casa, appena arrivano faccio il bonifico. Arcanine, okidoki. Ma non è che scappo con le carte, io cioè capito che te voglio dire, però... È lui che prega, no vabbè, non è lui che prega, però è... cioè anche Car Market è così in realtà, eh. Oh, ma neanche la gallery, regà! Porco Dio, che cazzo di pacchi so! Sto cazzo di crepuscolo mascherato è una condanna, gli mortacci sua, oh. No Spass, Seeking, Sunskern, Belly Bolt, Snorlaxone, Ventilatore Portatile, Applin, che va bene, già ce l'ho. Tanto mi serve solo Enamorus a me, quindi voglio dire, ormai tocca puntare solo a quello. Però è carina, sta galleria è carina. Guarda, i set allenatori, frate, portano, cioè, veramente drop bassissimo. Set allenatori male, 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 male. Sì, no, infatti faccio prima a comprarle ormai. Apro sti ultimi 4 e vediamo se droppo qualcosa. Ma se non droppo niente, amen. Rip e si va next. Ragazzi, abbiamo trovato la gold. No way. Tocca pagare win alle bet. Incredibile. E il problema... Ah, raga, se è po' fin del cuore mi taglio la gola. Buono. Buono Ursaluna, cazzo. Molto bene. E anche perché questo mi serve. Mi manca. Mazza, oh. Magari c'è pure un'alternative pazza qua, eh. Io con gold sempre trovata alternative, dice il Fazzone, ragazzi. Non possiamo non trovare l'alternative. Ufficiale. Luciano. Siamo quasi a metà. Ultimi due pacchi e siamo a metà. Luciano Spalletti dopo la Turchia, questo, eh. Piccolo skip pack così per il memone. Oh, madonna. Ursaluna EX. Sta tutta alla fine il drop. Tutta qua. Allora, dacci una cazzo d'alternative, per l'amore di Dio. Conkeldurr, Ribben. Comunque è introvabile quella... Raga, quella cazzo di... Quella cazzo di reverse è introvabile. Metà box andato, eh. Machamp, ancora dobbiamo iniziare. Machamp ce l'abbiamo qua, lo apriamo per ultimo. Deve starci qua dentro. Peffo. Non può non esserci il Machamp lì. Daglett, Ninetales, Trevenant, Emolga, Loveball. Glimmora, Ariados, Drippy, Phoebus, Infernape. Però mamma mia, Machamp, cazzo. Cioè metterei la firma a trovare quel Machamp, impossibile da trovare. Belly Bolt, Girafarig. Ma mi manca questa. Sai che forse mi manca? Boh. Queste maschere oscene. Però forse mi manca. Se mi manca, buono. Infatti non mi ricordo averla trovata di sto colore. Boom. Cazzo, abbiamo una bella Ace Pack. Energia lascito. Ok. Mancano ancora due gallery. Quindi la speranza di Enamorus è viva. E tocca sperare pure di trovare un'alternative, raga. Non so quanti drop stiamo. No, Greninja non ho mai pullato. Ma io ho detto qua, fratello, 3 alternative 15 display è una media disgustosa, zio porco.
Applin, Snorunt, Lyron, Probobas, Loveball, Scolipid, Fantump, Varum, Zapdos. Segreto Fiabesco è l'ultimo dei DLC di Scarlatto e Violetto. Poi faranno tutti i set strani, secondo me. Tutti i set misti. Cioè, in teoria dovrebbero arrivare i set più belli, secondo me. Vediamo. Sunskern, Snorunt, Lita, Diplin, Riben, set Pigliamosche, Glimmet. Ogni volta che trovo Dragapult godo. Dragapult va sempre bene da trovare. Se venne per competitive quello, casa. Allora. Ci sarà il set dei draghi e quello del Team Rocket a inizio 2025. Godo. Godo. Bella gara. Mario Sturniolo. Marione Sturniolo Gallery. Trovato pure lui mille volte. Non possiamo scappare da Mario. Rocket esce a gennaio in Giappone. In Italia arriverà... No, se esce a gennaio in Giappone arriva a marzo. Perché di solito se è gennaio Giappone parte 1, febbraio Giappone parte 2, marzo Europa e America ovviamente. Energia Boomerang, Slurpuff, Lita, Kilowattrel. Mamma mia. Ma un God Pack? Un God Pack da 3 pacchi. Un mini God Pack. Vai. Namo. Vabbè, questo non serve vederle. In realtà dovrei vedere sotto... No, devo vedere pure questo perché devo capire se ho trovato le reverse... La reverse di quello che mi serve. Ah no, ma le reverse stanno comunque tutte in fondo. E allora queste sono inutili. Vai. Chansey. Dracloak. Ducklet. Palafin. Alakazam. Diplin. Swirlix. Okidoki. Tadbulb. Senshryu. Male, eh? Male. Niente, impossibile trovare un'alternative dentro sti cazzo di cosi. Dai, per favore, far bravo. Goldin, Cramorant, Tatsujiri, Farigiraf, Super Martello, Darumaga. Tre full art? Regà. Tre full art vuol dire che alternative la trovi col cazzo. Secondo me. Ma no, in realtà sto box è andato pure bene. Con la gold di Ursaluna va bene. E la gold l'ha salvata. Però manca una gallery ancora, eh. Mancherebbe una gallery. Ah. Gallery de sto set me ne manca solo una, frate, Namorus. Infatti stiamo a cercare lui fondamentalmente, non è che te sbagli. Stiamo a cercare lui e stiamo a cercare una bella reverse. Che è introvabile. Fortunelmo, Zuanna, Corfish. Lori, grazie. Cioè, raga, ragazzi, abbiamo fatto 3 pacchi. Bro, 3 pacchi di fila. Dove ve siete resi conto? Cioè, 3 volte di fila l'abbiamo trovato. Pensa se mo troviamo la gallery in questo. Farebbe ride, eh? Non manca, è vero, manca la reverse, vediamo. Oranzio, Poliwrath, Scolipid, Rubra. Ok, non c'è più, dai, vediamo. Namorus, 3 pacchi rimanenti. Vai, piccolo skip. Mamma mia, Maccargo. Come Maccargo se può venne per competitivo? Quanto costa? 2 pacchi, raga. Mazzo, mi sa che qui alternative non ci sta. Mi sa che non ci sta manca la terza gallery, ti dico la verità. La terza gallery c'è. Va bene. Vabbè. La terza gallery c'era, va bene così. Dai, Sanflora. Raga, ultimo pacco. Pure qui potrebbe essere il pacco dell'alternative. Pacco dell'alternative oppure non ci sta un cazzo. E vediamo se è l'ennesimo display... De porco dio. Crepuscolo mascherato senza alternative art e senza la reverse che mi serve. Maschera dell'orco, Skarmory e Ogre Porn. Vabbè, almeno c'era una gold. Che te devo dire? Alla adesso, ragazzi. Lucentezza siderale che tra l'altro si sta alzando a manetta. I display costano un botto. Allora, mamma mia, lucentezza siderale, ragazzi. Che bel set. Regà, facciamolo. Prediction. Avvia pronostico. Alternative. Sì o no? Mannala. Raga, volete vedere un'opera d'arte? Guarda ste pizzette. Cioè, guarda che pizzetta perfetta, bro. Cottura perfetta. Basse scrocchiarella. Buono, fa culo. È clamorosa, porco dio, fazzo. Te giuro. C'ho quelle zucchine e che patate. Le rosse erano finite.
Adesso c'ho queste, che sono un po' più grosse. Però guarda, guarda le ditate del panettiere, bro. Gasano. Namo. Lucentezza siderale. Machamp Napoli. È troppo bello sto set. Ma non lo apro pure da un po'. No, in realtà l'avevo aperto nelle Pokéball. Però display è da un po' che non lo apro. Ma al primo pacco. Al primo pacco. C'ho le mani sporche d'olio delle pizzette, ragazzi. Luke, grazie ai 7. Devo andare a lavare le mani. Cioè, sta a vedere quanto è storto. Dobbiamo capire se però... Magari è una... Cioè... No, io non voglio che sia una... Madonna, quanto è storto. Ragazzi. Vediamo se c'ha dei bordi strani. Mi sono spoilerato chi potrebbe... Mi sa che so chi è. Porco Dio. È il Palkia Marlboro Light, ragazzi. È Palkia Marlboro Light. È il terzo che trovo. È il porco Dio di terzo. Leggermente decentrato questo. Per tutti gli amici di Car Market che vorranno comprarlo. Leggermente decentrato, signori, eh. Bello è bello. Bello è bello, però ragazzi, lo sapete che vuol dire? Cioè, primo pacco alternative. Lo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci potrà più essere il Machamp napoletano. È finito il box. Devi sperare nel box con due alternative. Madonna, Marco Lima, ti è mai successo a te? Due alternative nell'era spada e scudo? A me solo con scarlatto e violetto mi è successo due alternative. Madonna, però bella, oh. Vabbè, comunque l'alternative non è scontata. Cioè, comunque W, eh. Cioè, comunque godo. È una bella carta. Non so neanche quanto costi, perché tanto la venderò questa. Cioè, non... Ce l'ho già. Una l'ho regalata. Una bella V. Ma vaffanculo, ma c'è più d'ammazzo. Io ti faccio fuori. Tranquilli, ragazzi. Nei prossimi giorni avremo un secondo display, comunque, in caso, per provare a, per provare a trovare il Machamp, se non dovesse uscire da qua. Abbiamo un altro display. Dove porco Dio andate? Oceana, Yamma, Drifloon, Schumacher. I box di spada e scudo tra poco sarà solo un sogno aprirli. Madonna, davvero. Samurott olografico. Madonna, i box di spada e scudo sarà veramente un sogno. Godiamoci questi momenti, ragazzi. Godiamoci questi momenti. Stanno volando tutti. Anche Tempesta Argentata, bro. Vi ricordate quando ho detto... Vi ricordate che io avevo comprato Lugia 9,5, no? Avevo comprato Lugia 9,5 da tipo 2 mesi fa. L'alternative di Tempesta Argentata. Avevo detto, vabbè, dai. Poi ho trovato io 2 Lugia. Ho detto, ok, dai. Ho una bella full art. Ah, però pure l'Hyper promette bene, oh. Avevo detto... Vabbè, ma poi lo rivendo a quanto l'ho comprato. Io Lugia 9,5 l'ho comprato a 3,50. Sono onesto con voi. Lo sapete quanto posso vendere oggi? Almeno 650 euro. Capito? È quello. È assurdo. Io i Lugia miei l'ho mandati a gradà, sì. Frate, è assurdo, cioè... È imbarazzante quanto in così poco tempo stia andando completamente a puttane il mercato. Cioè, c'hanno tutti voglia di sbustare. E la roba nuova fa... Cioè, sbustano pure la roba nuova. Cioè, non è che dici la roba nuova fa cagare, non la aprono. Cioè, la roba nuova pure aprono a manetta. Cioè, tutto viene aperto a manetta. Tutto. In confronto a quella vecchia fa cagare. Però aprono pure quella. Io ho Lugia PSA 10 pagato 3 piotte. O venni a 8-900 euro a oggi. Affidi a qualcuno per spedire a PSA? Sì, sì, a Fede. Facciamo un gruppone di carte. Io, Fede, Masseo anche ha mandato delle carte da gradà e spediamo tutti insieme. Chi te lo compra a 900 sbleuri? Tu vedi. Vedi chi te lo compra. È imbarazzante, c'è un mercato che non ha senso. Tra poco sale pure Foretress. Porco, tutte le carte che ho autografato ad oggi tipo 8.000 euro. Sì, sì, ma secondo me lo vendi in una settimana. Cioè, dipende ovviamente perché, tipo, dipende chi sei. Cioè, non perché è, però tipo... Ah, Clivor. Buono. Cioè, tipo, che ti faccio un esempio. Su Car Market, tipo, se c'hai 0 vendite e metti una carta a 900 euro, ovviamente ci metti un po' a fattela fuori, capito? Cioè, non è che fai in un secondo la vendi. Invece, quelli già, che ne so, già affermati... Con delle buone recensioni. La gente via compra. Che è successo?
Il tuo Lugia, il mio Lugia è BGS, quindi buona, è Beckett. Immaginate Cassano che sbusta. Mo Ponyard, Growlithe. No, no, sto dicendo i nomi troppo giusti. Nikit, Overquill. Certo che ho rosicato a trovare l'alternativa al primo pacco, te dica la verità. Bellissimo Pikachu Van Gogh, brother. Oh, codicino nero, codicino nero, capiamo. Vediamo. Mi sa che è una holo, cioè, non vedo un cazzo. Rowlet, Ursarig. Sì, una bella holo di Lilligant. Meglio PSA o BGS? Secondo me Beckett c'ha la scatola più bella. Però PSA è più valore. Ci puoi fare un cazzo. Non te puoi sbagliare. La roba gradata da PSA costa di più. Come si dice? Dipende quello che devi fare. Cioè, se fai gradare per collezione, puoi far gradare pure da Pippo. A mio avviso. O Lucia Lucente. Però se invece devi far gradare per fargli più a valore, PSA è PSA. Costa anche di più gradarla, sì sì, certo. Infatti io direi che a PSA, cioè io non vi consiglio di mandare tutto a PSA. Cioè io a PSA vi consiglio di mandare tutto quello che ha un senso mandaglie, capito che te voglio dire? Che sennò è tragico. Allora, Yammega, Stunter, c'è qualcosa, però secondo me è una V e basta, capito? Cyndaquil, Rowlet, Palkia V, Palkia Box, boys. Olè. Perché secondo te le carte del Zenith costano poco? È vero, non è un set costosissimo. A parte ovviamente le gold. Ma se stanno alza pure quelle, dai il tempo. Tra due mesi Zenith regale secondo me costa un occhio della capoccia. È tanto stampato. Oh, bello sto Kindra. Bellissimo. Ma infatti ragazzi, non mancate al contenuto dello Zanone. 151 versus Zenith regale. 25 pacchi di uno, 25 pacchi di un altro. Io ho sentito 50 e 50. Bro, 50... No, 50 pacchi e 50 pacchi, frate, mi costano troppo. Cioè, mi costa veramente troppo. Lo farei volentieri, ma regà, al momento devo pagare troppe tasse. Bello! Cazzo, come godo, mi mancava! Pensavo fosse una V di merda, invece la V Gallery, bellissima, che mi mancava pure questa qua. Infatti godo. E vaffanculo a Shemin. Bello sto cazzo di Zapdos. Spacca. Spacca, spacca, beh. Oh, ammazza che display comunque. Cioè, non abbiamo trovato Machamp e vabbè, però alternative al primo pacco. V-Gallery. Vabbè, questo sai come lo famo, lo bruciamo così. Ducentezza! Se la provi a fare coi pacchetti giappo, sta sfida pazza. Non si può fa. Perché per come la voglio imposta io, cioè... giapponese sia Zenith regale che 151 hanno i display, mentre invece in Europa sono usciti come solo come set allenatori. Raga, io avevo sentito che Fede voleva fare una promo, ma non so se riusciamo a farla. Ma Fede è matto, cioè Fede ha detto che vuole organizzare una promo insieme pure per 151, se si può fare. E ce lo mette a... cioè ha detto che mette gli Snorlax tipo a 54 euro, 55 euro. E stanno a... quanto stanno i Snorlax? A 80? A 100 stanno. No vabbè. Come 110? No bro, gli dico di metterla di più. Ma stai scherzando? No, non lo può mettere a quel prezzo. No, gli dico... no, gli dico di metterla di più. No, è troppo poco bro. Cioè, secondo me lo può mettere, se vuole fare una bella promo, lo può mettere pure a 75. E stai a fare comunque un prezzo regalato. 75 non è regalato, ma se sta a 120. Cioè, praticamente è come se ne piassi uno al posto di... ah, sta a 80-90. Ok, se sta a 80-90 è diverso. Se sta a 80-90 ha senso la prima offerta. Se dobbiamo fare una bella promo... allora... 1, 2, 3, 4... oh, dai, è codice nero! Fire bravo, dai! Ne sa che è una V. Dai, voglio la seconda alternative. Voglio che questo display sia pazzo. Oh, bello Flapple. Carino. Mannaggia la puttana. Mannaggia la puttana. L'ho aperto così convinto, tranquillo, come se fosse niente. Era porco zio. Era, mi sono cagato pure addosso. Perché avevo visto tutti i colori strani. Mannaggia però che display. Ma quanto è storto! Regà! Leggermente decentrato questo, ragazzi. Vabbè, queste qui sono carte da set, cioè... ammazza che display, io! Ammazza che display! Siamo più o meno a metà. Ricordami di non comprare mai carte leggermente decentrate da Tezza.
Allora, tu mi vuoi dire che sto Palkia, cioè, sto Palkia leggermente decentrato non te lo compreresti da me? Cioè, bro, leggermente decentrato, brother. È leggermente decentrato. E lo metterò a 2-3 euro di meno. Qui c'è una sborrata. Ogni tanto entra un po' di tabacco nelle carte. Vedi? Cioè, poi alla fine, cioè, capito che te voglio dire? Cioè, sì, sarà leggermente decentrato, però è perfetto, bro. Parte un po' di tabacco che va lì sulle carte, però quello lì è... Anzi, mi dovresti ringraziare se te ci metto pure un po' di tabacco dentro. Te sto a far pure risparmiare da fumare. No, la firma sta sempre dentro. Per chiunque compra dal mio car market c'è sempre una carta autografata. Distintivo scuro. C'è qualcosa, ma secondo me è una V. Sì, è una V, vedi. È troppo nero. Manca anche Leviastro. W. Mazza che box. Ammazza che box. Ammazza che boxetto. Massimo Boxetti. Mazza, c'è pure qua qualcosa. E dacci un altro... E dacci un altro bordo dell'alternative. Facci sognare. Fai sognare una chat di ragazzi arrapati. E ragazze, ovviamente. Secondo me è una V questa invece, te dico la verità. Togepi, Chatut, Magnemite, Teddy Ursa, Tidak. Una bella V di Garchomp volante. Penso una delle carte più brutte che io abbia mai visto di Garchomp. Cioè veramente brutto. Lui è un Pokémon fantastico, pare sdentato. In futuro ti vedi a fare qualcosa a livello di imprenditoria con Pokémon? Devo capire se posso fare CTRL-C, CTRL-V col Federic Store. In caso sì. Era facile però, questo qui me l'hai servita, frate. Questo qui era un assist a porta vuota, dai. Yamma, Drifloon. No, non credo comunque. Però c'ho un progetto. Questo sì. No, fatto a sti casi, ma fanno se una risata, dai, ormai. Allora. Sì, Gekko, certo. Ma un conto... Ma allora aspetta, no però Gekko, cioè non possiamo giustificare dicendo che sul web tutti hanno copiato tutti. Un conto è copiare un contenuto. Pure come io che dico, oh, ho visto il video del Faina, che è Pokerev, no? Che ha fatto 151 contro Zenith Regale. Dico, cazzo che bello, lo voglio fa pure io, no? Dico, ci sta. Cioè, nel senso, sul web tutti hanno copiato o preso ispirazione, cioè, i cosi di tutti. Però bro, cioè... Io lo voglio fare anche più bello. Il discorso qual è? È che qui cioè, si sta parlando di una roba legale. Vai. Comunque, non credo di doverla spiegare. Cricketut. Sneaser di su. Qua c'è qualcosa di strano. Magari una VMAX. Niente. Ma sempre. Sempre. Sto cazzo di Machamp VMAX sempre. Codice nero. Comunque sto display, ragazzi, ha droppato tipo 700 carte. Più o meno. Bellissimo. Ma che è? Non capisco. Un'altra VMAX magari? Rufflet. Phalanx Gallery. Viastro. Bro, cioè... Non so che dire. Questo display mi ha dato tutto. Cricketut. Noctowl. Registeel. Mancano... 4 pacchi, raga. Mi è calato parecchio, Wade. Ti dico la verità. 1, 2, 3, 4... Andiamo. Allora, sì, Eevee confermato 2 dicembre, mentre Stellar Miracle e il successivo saranno gli ultimi due set di Scarlatto Violetto videogioco. Team Rocket primo trimestre 2025. Bello! Gasa, oh! So gasato! Qualcosa? Sai, una vive. Sneasler dei sui V. Andiamo. Yu-Gi-Oh! L'ho collezionato da ragazzino, voglia. 2025, prepariamoci al mutuo. È vero, frateco, Pokémon ZA con le mega evoluzioni. Secondo me, ragazzi, guarda, se Scarlatto e Violetto ha fatto ritornare la voglia a tutti di sbustare, il prossimo, secondo me, ci metterà il cazzo perpendicolare. Teddy Ursa, Mantin, Voltorb, Teddy Ursa, Sneasler olografico. Di questi primi set, quale crescerà a manetta? Boh. Scarlatto e Violetto, il fatto è che è strano. Cioè, secondo me, tipo... Chrono Force, secondo me, cresce. Edilil, Basculin, Ursaluna. Ultimo pacco, raga. Ammazza che display. Che display incredibile. Vediamo. 2, 3, 4. Vediamo un po'. Basculin, Glamiao, Pociena, Swinub, Quillfish, Palude Bocca Larga e Glaceon. Sto display... incredibile!